Ciao Screen Weekers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. Anche questa edizione del D23, del D23, la convention del fan club ufficiale Disney, dove vengono annunciate le anticipazioni sui contenuti futuri della Major, si è conclusa dopo tre giorni di evento che si sono svolti il 9, 10 e 11 settembre. Ci sono stati una pioggia di annunci, ma fra tutti uno in particolare ci ha preso un po' in contropiede, lasciandoci alquanto perplessi, eppure un po' basiti. Il prequel precedentemente annunciato del Re Leone del 2019 ha infine ricevuto il suo titolo ufficiale, ovvero Mufasa, il Re Leone. Del film l'uscita è prevista nel 2024 per la regia di Barry Jenkins, già regista e sceneggiatore del candidato agli Oscar Se la strada potesse parlare. Il film, come suggerisce il titolo stesso, racconterà la storia dell'infanzia di Mufasa e di come è cresciuto fino a diventare il Re della Rupe. Un filmato esclusivo al D23 ha rivelato che Mufasa è arrivato nelle Pride Lands dopo essere rimasto orfano da bambino a causa di un'alluvione, quindi è chiaro che il film ci darà molti più dettagli sul passato del suo personaggio e anche che Simba e suo padre avevano qualcosa in comune. Entrambi sono rimasti orfani di padre da piccoli. Chissà se questo avrà dei significati e dei parallelismi. Ma quanto ci interessa davvero un prequel spin-off sul personaggio di Mufasa? Siamo davvero sicuri che Disney abbia scelto il personaggio giusto da approfondire? Il personaggio di Mufasa esiste in gran parte come personaggio funzionale a dare il via sia alla trama principale del Re Leone e soprattutto funzionale all'arco narrativo del personaggio di Simba, quindi in un certo senso potrebbe anche essere interessante l'idea di rendere Mufasa più tridimensionale, di sapere di più su di lui. Eppure anche in quest'ottica probabilmente c'è un personaggio il cui passato risulterebbe ancora più interessante ed è veramente strano che Disney, visti anche i tanti spin-off sui suoi villain a cui ha dedicato alcune pellicole, non l'abbia preso in considerazione. Ovviamente mi riferisco a Scar, che forse a dire il vero proprio per i precedenti con Cruella e Maleficent non è stato considerato, vista la politica degli stand-alone sui villain portata avanti finora da Disney. Infatti sia Crudelia che Malefica sono state quasi riscritte, diciamo, più come anti-eroine che villain, addirittura in certi momenti sembrano proprio delle eroine, depotenziando proprio tutto il loro fascino malvagio. E forse riservare lo stesso destino a Scar sarebbe stato troppo anche per Disney. Ad ogni modo, nel mulino che vorrei, un prequel su Scar sarebbe stato comunque più catchy, secondo me avrebbe avuto più appeal. Infatti il personaggio originale di Mufasa né il Re Leone è sempre stato caratterizzato come un esempio di virtù e di giustizia e di etica, quindi per arrivare a quel goal entro la fine di Mufasa, il Re Leone sarà inequivocabilmente un eroe positivo nel film, un eroe splendente, senza macchia, il che potrebbe, non lo so, forse rendere tutto un po' noioso. Un prequel su Scar invece sarebbe risultato più intrigante già dal suo annuncio, visto che il percorso del personaggio non è verso la luce, l'etica, la giustizia e la morale, ma verso l'oscurità, verso la sua ascesa però alla malvagità. Disney sa già bene che Scar è un personaggio migliore di Mufasa per un prequel, visto tutto il materiale extra incentrato su di lui che è stato prodotto. Ad esempio il libro del 1994 A Tale of Two Brothers, che ha dato a Scar un retroscena che ha a che fare su come si è sentito in competizione con Mufasa sin da bambino, convincendosi che i suoi genitori preferissero Mufasa a lui. Anche il film d'animazione Il Re Leone 2 Il Regno di Simba ha arricchito il personaggio di Scar con la natura ambigua dei suoi rapporti con Kovu, e la serie TV The Lion Guard lo ha persino riportato in auge come il cattivo principale. Insomma, il franchise del Re Leone ha già fatto molto per portare attenzione sul personaggio di Scar, quindi non so, avrebbe avuto senso probabilmente continuare a fare in modo che fosse lui a ottenere un film dedicato invece di Mufasa. Per il momento, dalle poche informazioni che sono state fornite su Mufasa, il Re Leone, sappiamo che lo stanno già dipingendo come un film molto prevedibile, invece lo status da villain di Scar avrebbe lasciato molto più spazio per lo sviluppo di un personaggio complesso e sfaccettato rispetto a Mufasa, e vista l'attenzione che Scar ha avuto nei contenuti satellite, diciamo, del Re Leone, un film dedicato sarebbe stato quasi il degno atto conclusivo di questo personaggio. È vero, però stiamo anche parlando troppo presto. Mufasa il Re Leone può ancora potenzialmente darci molto del personaggio di Mufasa. Non abbiamo ancora visto il film, magari sarà scritto in maniera incredibile e ci colpirà tantissimo, ma alla fine della fiera per ora è difficile immaginare questa come la migliore scelta di Disney per un altro film sul Re Leone. Potremmo guardare però anche l'altro lato della medaglia, c'è da dire che se al centro della scena ci sarà Mufasa e la sua infanzia e gioventù, beh, questo significa che al suo fianco ci sarà anche Scar, e quindi se si andrà a mettere in evidenza questo aspetto, ovvero la dicotomia tra i due fratelli, anche Scar potrebbe essere messo in risalto dalla storia ed essere molto più presente di quanto immaginiamo, dandole quella tridimensionalità, quella stratificazione e quello spessore che speriamo di vedere. Ma voi che cosa ne
pensate? Ha senso questo prequel, in generale? Che cosa vi aspettate? Avreste preferito anche voi uno standalone su Scar o, boh, qualche altro personaggio? O vi affascina l'idea di scoprire il passato di Mufasa? Fatecelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social al canale di Screen Week se ancora non l'aveste fatto, come sempre, e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!